Right. Bene. Our abundance ship. La nostra barca dell'abbondanza sta per partire. Siete pronti? Mettetevi nella posizione più comoda possibile, con la schiena dritta, il collo dritto. Andremo ad amplificare la nostra energia prima ripulendo il nostro contenitore ed energizzandoci col nostro respiro. Lo potete fare da seduti o da sdraiati, è molto semplice. Dobbiamo inspirare ed espirare dal naso. Se questo non vi è possibile, potete usare anche la bocca. Però io consiglio di respirare dal naso. Ora, quando inspirate ed espirate dal naso, dovrete immaginare di inspirare energia color oro e lasciare andare tutto il resto. Quindi inspiriamo oro e poi lasciate andare il respiro. Inspirate oro e lasciate uscire il respiro. E poi faremo delle ispirazioni molto profonde. Non devono essere veloci, non devono essere lenti. Il ritmo lo decidete voi. Però dovete inspirare in modo completo e profondo, così, e poi espirare completamente, lasciando andare inspirazioni complete e poi espirazioni complete. Così. Io espando il petto e il ventre, e poi con l'espirazione non facciamo attenzione, quindi ci concentriamo sulla luce dorata e faremo 30 respiri. Siete pronti? Ok, allora inspirate profondamente e partiamo così. E lasciate uscire tutto il fiato. Ora rilassatevi, chiudete gli occhi. Ora nota quell'energia dorata che scorre in tutto il tuo corpo. Immagina questa luce dorata morbida che emana proprio dal centro del tuo cuore ed esce raggiungendo ogni parte, ogni piccola interstizio del tuo corpo, mentre tu semplicemente rallenti il respiro e trovi il tuo ritmo ideale, sapendo che ogni respiro ti nutre, ti ricarica, ti riconnette con l'energia e con la frequenza dell'abbondanza. Un'abbondanza espansa e illimitata. Nota che sensazione di pace ti dà l'abbondanza. E lascia che questa energia dorata ora scorra attraverso il tuo corpo mentre tu ti rilassi, rilassandoti sempre più in profondità di quanto tu non abbia mai fatto prima. Notando quanto ti è facile rilassarti e calmare la mente, nota lo spazio tra i tuoi pensieri, proprio come nuvole nel cielo. Permetti a qualunque pensiero di semplicemente scivolare via allontanandosi, mentre tu ti sintonizzi con questa energia dorata, un'energia accogliente, calorosa, espansiva. Mentre ti rilassi sempre più in profondità, diventa sempre più facile portare la tua consapevolezza e iniziare a scivolare e galleggiare, dolcemente lasciando il tuo corpo e portando la tua consapevolezza su, su, sempre più in alto, al di sopra della tua linea del tempo, notando il passato e notando il futuro, quella linea dorata che poi connette il passato e il futuro, invocando ora l'arcangelo Ariel affinché dolcemente ti porti fuori, indietro, indietro, fino a quel primo momento, quella prima volta in cui ti sei disconnessa dall'abbondanza. Immagina di galleggiare su questa meravigliosa nuvola morbida. Sei al sicuro, sei protetto. Non c'è bisogno di provare dolore o sofferenza. Puoi
Sei solo un osservatore e mentre scivoli e galleggi sulla tua nuvola e torni sempre più indietro nel tempo, Ariel ti protegge, ti guida fino a quel primo momento in cui ti sei disconnesso dall'abbondanza e hai preso una decisione che ha un impatto su di te ora e sul tuo futuro. 5. Nota come i paesi, le foreste, le acque si stanno muovendo sotto di te, mentre la tua nuvola si muove sempre più rapidamente, andando sempre più indietro nel tempo. 4, 3. E si sta avvicinando a quel momento in cui hai preso quella decisione interessante. 2. Si allontana ancora di più. E 1. Ora sei proprio al di sopra quel momento nel tempo. Sei ancora sulla tua nuvola, sei al sicuro, sei al caldo e protetto. E tra un attimo conterò da 1 a 3. Al 3 scenderai da quella nuvola in modo molto dolce, come una foglia che cade da un ramo d'albero, e dolcemente scivolerai e galleggerai fino a raggiungere il terreno, e all'uno sarai in quel momento e guarderai attraverso i tuoi occhi. 3. Dolcemente inizia a galleggiare e scivolare scendendo dalla tua nuvola. 2. Dolcemente e rilassato. E 1. Ora sei lì. Nota le emozioni. Fai caso a quali emozioni sono presenti. E nota la decisione che hai preso in quel momento. Fai solo caso a quella che è. Magari non sai esattamente che decisione hai preso, ma noti che c'è qualcosa lì. Nota le emozioni e nota la decisione. Bene, ora fai un bel respiro ed esci da quel momento. Vai su, al di sopra della tua linea del tempo, risali sulla tua nuvola. E vai prima di quell'evento o prima di qualunque catena di eventi che hanno portato a questo evento. Vai su in alto, al di sopra della tua linea del tempo, sali sulla tua nuvola. Vai molto prima dell'evento, della catena di eventi che hanno portato a questo evento e immagina di girarti e di guardare verso il momento presente. Sei in alto, al di sopra della linea del tempo, prima di quell'evento, girati e guarda verso il momento presente. Bene, ora lascia andare, lascia andare, lascia andare, lascia andare tutte quelle emozioni, lascia andare quella decisione, fai un paio di respiri profondi e lascia andare, lascia andare, lascia andare. Bene, e ora conserva ciò che hai imparato. Quello che hai imparato ti permetterà di lasciare andare tutte quelle emozioni, anche quella decisione. Cosa sai ora? Ora sai che hai una scelta? Ora sai che puoi prendere una decisione nuova? Ora sai che sei al sicuro? Ora sai che non è stata colpa tua? Che cosa sai ora? Sai che sei amato? Sai che sei potente? Sai che sei degno? Che altro sai? Sintonizzati con le lezioni apprese, quelle lezioni che ti permettono di lasciare andare tutte quelle emozioni, anche quella decisione. Sintonizzati su quelle lezioni e dille ad alta voce a te. Ripeti, io ora so che ho una scelta, io ora so che questa è la mia vita, io ora so che ho il diritto di essere me stesso. Sono libero di essere chi sono libero di essere abbondante, sono pronto. Proprio così, che altro sai? E mentre assorbi queste lezioni apprese, nota, queste emozioni sono scomparse ora oppure ci sono ancora? Facci caso. Ecco qui, al di sopra della tua linea del tempo, mentre guardi il presente, osservi e assorbi tutte quelle lezioni apprese, sei libero, no? Sì, bene. Ora fai un altro bel respiro e poi vai giù, ritorna nell'evento. Immergiti in quell'evento e guarda attraverso i tuoi stessi occhi e vedi se riesci ancora a trovare quelle emozioni oppure se se ne sono andate. Bene. E che dire di quella decisione? È scomparsa anche lei ora? Se c'è ancora qualcosa lì, esci di nuovo dall'evento, vai su, al di sopra della tua linea del tempo, sali su quella nuvola, vai molto prima dell'evento o della catena di eventi che hanno portato a questo evento, guarda il momento presente,
Lascia andare le emozioni, conserva le lezioni apprese fino a quando non ti senti in pace. La pace è ciò che sei, la pace è ciò che conosci. Tu sei abbondante, tu fai parte di quel flusso. Sentilo, odilo, vedilo, sappi che sei questo. Proprio così. E ora scendi di nuovo nell'evento e vai a verificare se riesci ancora a trovare quelle emozioni o se ora se ne sono andate. E vai a controllare anche quella decisione. È scomparsa anche lei? Molto bene. Bene, ora invoca Ariel e nota che ha portato con sé questo meraviglioso leone dorato e ora dall'evento in cui ti trovi, ora guardando attraverso i tuoi nuovi occhi, immagina di salire su quel leone e nota come questo leone ha delle bellissime ali e ora ti porta fuori da questo evento con tutta quella pace, con tutta quella guarigione, quelle frequenze dell'abbondanza che hai dentro di te. E ora sali su, 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 al di sopra della tua linea del tempo e arrivi molto prima dell'evento, della catena di eventi che hanno portato a quell'evento. Ti giri verso il momento presente e senti questo calore del corpo del leone sotto di te. Immagina di sentire l'amore dell'arcangelo Ariel che fa il tifo per te e orgogliosa di te. E insieme al tuo animale di potere, questo leone dell'abbondanza con l'arcangelo Ariel accanto a te, permetti a te stesso di ritornare nel qui e ora. Solo alla velocità giusta affinché la tua mente inconscia e tutte le parti di te possano rivalutare tutti gli eventi tra allora e ora, lasciando andare le emozioni, conservando le lezioni apprese. E mentre ritorni nel qui e ora, immagina di portare quel leone dell'abbondanza, quell'animale di potere, con te. Immagina di portare l'arcangelo Ariel con te. E li hai uno a un fianco e uno all'altro fianco. Prenditi un attimo per permetterti di ricevere tutto l'amore, quella frequenza dell'abbondanza. Permettile di attraversare le tue cellule. Ora prendi la tua consapevolezza e portala fuori verso il futuro, verso il momento specifico e più appropriato per te, dove tu sei abbondante, dove sei sintonizzato su quelle energie dorate e hai quella libertà finanziaria, quella ricchezza, tutto ciò che desideri. Ok, sei pronto? Allora inspira profondamente e mentre espiri completamente immagina di viaggiare fuori con il tuo leone dorato insieme ad Ariel che ti portano al momento specifico e appropriato dove le tue manifestazioni sono reali, sono lì. 1, 2, 3, sei lì ora. E nota, fai caso, è giorno o è notte? Sei in un luogo chiuso o sei all'aperto? Sei solo o ci sono altri? Nota ciò che provi. Senti quella gratitudine, nota quel calore, quel sentimento, quella sensazione di calore che avvolge il tuo cuore, nota quelle sensazioni di formicolio nel corpo mentre ti rendi conto che qui sta accadendo, io sono abbondante, io mi sento così ricco, pieno di salute, di saggezza, ce l'ho fatta. Grazie Ariel, grazie a tutti i poteri dell'universo e grazie a me per non aver mai gettato la spugna. Senti quanto provi orgoglio per te stesso mentre ricevi tutte le informazioni di questo momento prezioso e allinei tutti i tuoi centri energetici con questa frequenza dell'abbondanza. Prendi la frequenza dell'abbondanza e portala giù a livello del DNA e nota dove nel tuo corpo hai questi codici di attivazione. Noterai che si accenderanno. Ora respira in quelle parti del tuo corpo e poi nota come la scala avvolta del DNA inizia a brillare in questa frequenza dorata. Porta il tuo respiro nel DNA mentre ancori questa frequenza dell'abbondanza dentro di te, dando a te stesso il permesso di essere abbondante, sapendo che tu hai il potere e la saggezza di usare quell'abbondanza con saggezza e di condividere quell'abbondanza, rimanendo nel flusso, essendo generoso,
gentile, compassionevole, proprio così, questo sei. E mentre permetti a questo DNA dorato di moltiplicarsi in tutto il tuo corpo, sappi che stai attivando l'abbondanza dentro di te. Così sei una calamita che attira a sé l'abbondanza. Ora immagina l'arcangelo Ariel che ti benedice con la sua scintilla dorata e ti ringrazia per esserti sintonizzato sull'abbondanza. Così arriverà più gratitudine, più amore, più abbondanza a governare il pianeta, questo mondo, questo universo. E con questa gratitudine nel tuo cuore e con quella certezza di meritarti tutto questo a tutti i livelli, in tutte le realtà, in tutte le dimensioni, ritorna nel qui e ora. E fai un bel respiro profondo. Inspira ed espira, godendoti ogni singolo fantastico respiro. Ora prendi la penna e scrivi ciò che hai notato. Qual è la cosa più importante che ora in questo momento devi sapere? Perché è così facile per te essere abbondante e rimanere sintonizzato su questa abbondanza. Magari disegna il simbolo che ti è arrivato, nota il colore, magari un numero, magari un suono. Qualunque cosa tu noti, facci caso. Ogni volta che ti sintonizzi con quell'ancora, con quella connessione con l'abbondanza, devi sapere che i codici di attivazione che hai dentro di te inizieranno ad accendersi di nuovo e i tuoi codici dell'abbondanza inizieranno a scorrere, a brillare, a creare quella vita meravigliosa che sogni e che meriti. Dunque fai ancora qualche bel respiro e scrivi tutto ciò che ti arriva. Disegna, canta una canzone, fai una danza felice e sappi che i desideri che hai nel cuore ci sono per un motivo, sono lì perché vogliono essere manifestati e solo tu hai solo quei desideri del cuore specifici. Il tuo unico compito ora è capire come far sì che questo accada nel modo più amorevole, il che significa avere cura di te stesso per essere certo di essere in un buono stato se sei grato. Quindi ogni giorno, prima di andare a dormire, pensa ad almeno tre cose per cui sei grato. Pensa a tre cose che hai fatto bene quelle durante la giornata e pensa a tre benedizioni che puoi mandare a questo pianeta, a questo mondo. E noterai che l'abbondanza sarà tua giorno e notte e inizierà a moltiplicarsi in te. Grazie di cuore per aver partecipato a questo processo con me e non vedo l'ora di rivedervi tutti per il quarto e ultimo modulo di questo corso sugli angeli della gioia. Grazie.